Siamo qui per fare questa esperienza e per visitare questa scuola e tutti i cantieri che ci sono stati per colpa del terremoto dell'Aquila. Lo scopo dell'iniziativa è far conoscere questi ragazzi che vengono da una scuola tecnica di Roma, il nostro ITS, l'Istituto Tecnico Superiore di Efficienza Energetica, che ha sede qua all'Aquila, presso, vicino nel polo delle scuole ad Acquasanta. Sono 15 ragazzi, due professori, la coordinatrice della scuola. Questa settimana alterneranno le lezioni e visite guidate presso i cantieri. È un istituto post diploma, quindi i ragazzi appena si diplomeranno potranno iscriversi alla nostra scuola. I nostri 15 giovani afferiscono all'indirizzo CAT, Costruzione Ambiente e Territorio, indirizzo di pregio, chiamiamoli gli ex geometri, perché quelli con i capelli bianchi come me piace ancora utilizzare il vecchio nome. E la nuova professione va verso proprio la sostenibilità e l'efficientamento energetico. Ed ecco perché è importante portare i nostri giovani fuori dalle aule, ma su un terreno vero, su un terreno di ricostruzione, una regione che a mio avviso, la vostra, l'Abruzzo, sta dando tantissimo al paese.